Se c'è una persona sul piano culturale che ama il cinema, è quella persona, è Walter Veltroni. Pensate che quando era direttore della Grande Unità è stato il primo in Italia, io credo anche in Europa, ad inventarsi, a favore del pubblico naturalmente, è gratis pure, solo il costo del giornale che era minimale, una cassetta con i film più belli. È stato lui che ha inventato questo. Adesso io Walter Veltroni ce l'ho per parlare di jazz, perché lui è venuto invece poliedrico, non soltanto politicamente ma anche e soprattutto culturalmente, ad una grande festa per il jazz con un libro bellissimo di Marco Molendini dedicato a Pepito Pignatelli, che è stata una figura molto importante per quanto riguarda il jazz a Roma e non solo. Sì, proprio di una stagione di vita musicale e culturale di questa città, di energia che l'attraversava, anche un po' di follia che, certo, che la seminava, e però c'era sangue, c'era voglia di fare, di creare, di sperimentare, e quindi ha fatto bene a celebrare tutto questo Marco. Io sono contento di averti qui perché è tanto tempo che avevo voglia proprio di fare una cosa con te, di ricordare non soltanto i bei tempi. Per esempio, adesso si sta parlando tantissimo che la Festa del Cinema di Roma è diventato festival, ma il Festival del Cinema di Roma l'ha inventato questo signore e l'ha inventato con una grande gioia verso il cinema che ha fatto storia. Adesso questo festival, questa festa, è diventato festival. Allora questa notizia mi pare importante, legata ai tuoi ricordi. Sì, non sono in grado di commentarla perché non ho seguito. No. Non ho seguito quello che... La festa è diventata festa. Sì, ma insomma, dall'origine questa è stata immaginata come un modo per celebrare la natura di Roma come città del cinema. Cioè, se si chiudono gli occhi in qualsiasi parte del mondo e si pensa al cinema, i nomi che vengono in mente sono Hollywood e Cinecittà, e quindi bisognava esaltare questa dimensione, e sono contento che l'abbiamo fatto. Ti lascio con un'ultima domanda. Il mondo tutti dicono che sta cambiando, ma tu ci credi? Conosci un momento della storia in cui il mondo non è cambiato, poi può cambiare in meglio o in peggio, ma questo è anche legato all'intelligenza degli esseri umani. C'è nel cartellone artistico del Teatro Vittoria, che è stato presentato qualche giorno fa, c'è una pièce che deriva da un tuo libro, sì, che ha avuto molto successo. Io spero che tu verrai. Spero proprio di sì, perché non sono riuscito a vederla fino adesso, l'hanno fatta in varie città, ma non sono mai riuscito ad andare. È una bella soddisfazione, sei contento? Sì, sì, molto. Ciao, ciao. Grazie. Grazie. Ciao.